sai che cosa ha visto lui? Il signore ha visto il delitto. Ma no, quale delitto? No. Ugo, è inutile negare, il signore ha visto tutto, però il signore è un amico. Ma ci paga, ci dà un milione d'anticipo, perché lei il milione ce lo dà subito, vero? Certo, se accettate. Accettiamo. Certamente che accettiamo, eh. Ma scusa, ma... No, un momento. Secondo te noi dovremmo uccidere sua moglie a pagamento. Ah, no. Lo vuole lui, e non vedi che ci fa l'assegno? Sì, va bene, ma che c'entra? Scusi, scusi, permetti un momento. Prego. Sai, il mio socio Tentenna non si fida e cercherò di convincerlo. No, guarda che non mi convinci, eh. Finché si tratta di recitare le tue scenette polizieschi idiote, d'accordo. Ma uccidere veramente una donna, questo no. Mi dispiace, non lo faccio. Ma nemmeno io. E allora, scusa, perché hai detto? Valle, qui si tratta solo di farci fare l'assegno. Sì. Senza commettere nessun delitto. Eh sì, poi ci denuncia per truffa, scusa. E a che titolo? Come mancati assassini di sua moglie. Ah, già, è vero, non ci avevo pensato. E allora? Recita. Recita. No. Oh. E va bene. Accettiamo. Grazie, grazie. Ne ero sicuro. Allora vi firmo subito l'assegno. Un momento. Ma il sistema? Che sistema userete? Il sistema può variare a seconda delle abitudini della vittima. Quella sera avete usato il sistema della calza di seta. Non dimenticherò mai la faccia di quella donna. Deve essere Jack. Rispondi tu. Sì. Pronto, Jack. Pronto? Raimondo? Sono io, Marcella. È lì da te, Ugo? Bene, l'impresario mi ha aumentato la paga e dobbiamo brindare. Vengo da voi. No, un momento. Che voleva, Jack? Voleva vederci, ma non è il momento. Firmi, firmi, torno subito. Naturalmente al portatore, eh? Dunque, avevamo detto 1 milione di anticipo. E 150.000. Come? Le tasse. Ah, già. Ma avevo detto che venivo giù io. No, tu non puoi scendere. C'è una persona che non deve assolutamente vederti. Ah. O sono io invece che non devo vedere con chi è Ugo? Hm? Ma no, si tratta di un uomo, di un maschio. Sì, ora scendo io. No, è uno che ci sta dando dei quattrini. Se ti vede finita, lui ti crede morta. Vedo con piacere che l'affare è stato concluso, grazie. Stia tranquillo, commendatore, e arrivederla. Un momento, giovanotti. Scusate se sono impaziente, ma quando contate lì? Domani? Domani, calma. Abbiamo un sacco di lavoro, siamo in piena stagione, capirà. Cosa abbiamo in programma per domani? Domani abbiamo la bomba sull'aereo. Alla Malpensa, pensa un po'. La bomba. E allora quando? Beh, non so, ci dia almeno il tempo di studiare i dettagli. Conoscere la vittima. Beh, certo, venite a cena da me domani sera, ve la presenterò. Ci crederà mai? Da qua, così glielo metto sotto il naso. Lo vedi l'assegno? Dove sei? Dove sei? Lo vedi questo assegno? Questo assegno ce l'ha consegnato 10 minuti fa un signore qui. Un milione di lire, capisci? Lo sai che cos'è un milione? Sentite, io ne ho abbastanza delle vostre storie di assegni. Ecco che cosa vi faccio dei vostri pezzi di carta. Supplì. Fritto nell'olio di pesce. Senza mozzarella. E senza ragù. E un artista delle tue possibilità si riduce a mangiare questo abominevole supplì. No, si riduce a vedere te mangiare questo abominevole supplì. Tu non hai bisogno di mangiare fritti nell'olio di pesce. Tu sì, invece, vero? Certo, perché il pesce contiene fosforo. Io ho fatto lavorare il cervello tutta la mattina e ho risolto. Me ne porta altri due, per favore. Bene. Non mi dirai che sei riuscito a calmare Marcella. No, figurati se andavo ad affrontare quella belva scatenata. E allora? Marcella è partita. Partita? Dove andate? A casa sua, in Sicilia. Sai, ha ricevuto un telegramma ed è corsa al capezzale della mamma malata. Mia suocera sta male? Niente di grave, sai. Una cosuccia da niente, anzi, credo proprio che crepi di salute. Ma allora perché avrebbe dovuto mandare un telegramma? Il telegramma l'ho fatto io. Per esempio, domani. Domani.
Signor Arturo, la vedo un po' scuro in volto. Sto pensando. C'è forse qualcosa nella sua testa che la preoccupa? È un'allusione? Oh, ma le pare. Festa! Corcella, Marcella, fai piano, lo rompi. Ah, sei tu! Credevi di avermi sistemato in Sicilia col tuo telegramma, eh? Ma vedi, c'è un particolare che ignoravi. Al mio paese hanno messo il telefono da 3 mesi. Accidenti al progresso. E allora sai che cosa ho fatto? Credo di indovinare, hai telefonato. È proprio così, non mi sono mossa da Roma e ho incaricato l'agenzia Lince di scovare quest'animale. È inutile che fingi di dormire. Lo so che sei qui con una donna, lo so. Io so tutto sul tuo conto, capito? Ci mancava pure la Lince. Stai calma, aspetta. Non parlare, aspetta, stai calma un attimo. Ma che maniera, ti spieghiamo tutto, Ugo.